Ciao! Eccoci con un nuovo unboxing. Oggi vi mostro spacchetto con voi, due pacchettini, uno di cui intuiamo già il brand, che è Institut Esthederm, che è un brand che io stradoro. L'anno scorso vi ho recensito un solare che veramente mi ha stupita e che vi ho straconsigliato. Se non avete visto quella review ve la lascio, ve la linko nell'info box, non ve la perdete assolutamente perché è stato un prodotto che mi è piaciuto tantissimo. E sono curiosa di sapere voi cosa ne pensate, sinceramente, perché è molto diverso dai classici solari. E quest'altro pacchettino invece di cui non si intuisce il brand, quindi direi iniziamo da questo di Institut Esthederm. Lo apro con voi. Vediamo se ce la faccio. Oh, ce l'ho fatta! Evviva! Yeah! Ok, cartelle stampa. Wow! Una pochette veramente bellissima, argento, tra l'altro è catarifrangente. Che bella, vediamo cosa c'è dentro. Bene, allora, abbiamo all'interno il loro nuovo prodotto che è quello di cui vediamo qui sulla cartellina stampa, ovvero una acqua di giovinezza con all'interno acido ialuronico, quindi un'acqua rinfrescante per il viso. Poi magari vi scriverò più informazioni, più dettagli nell'info box, così capisco anch'io bene di che cosa si tratta. Vedo che è diverso rispetto alla loro acqua cellulare, quindi è un prodotto assolutamente nuovo. Vi faccio sapere di più se siete interessati. Io sinceramente sono molto incuriosita da questi prodotti che sono, come li chiamo io, fast and furious, quindi da una spruzzata e via, e intanto loro agiscono e lavorano, mi incuriosiscono tanto. E poi all'interno del sacchetto c'è anche un solare, vero? È un solare? Sì, con una protezione media. Io adoro i solari di Institut Esthederm, infatti sicuramente lo utilizzerò quest'estate. Il prodotto è questo qui, come vi ho raccontato già nell'altra recensione, ci sono i due soli qui, quindi la protezione è quella intermedia, invece se c'è un solo sole la protezione è bassa, tre soli è la protezione quella più alta. Ed è un solare che appunto aiuta a stimolare la melanina e a proteggere la pelle da sola, senza coprirla e schermarla con le classiche protezioni. Poi, se siete curiosi, ve ne parlerò meglio in una vetrina o in una recensione non appena l'avrò testato e l'avrò provato. Intanto io vi rimando alla recensione vecchia dell'altro solare, perché già capite più o meno qual è la filosofia di questo brand, che a me piace tantissimo e quindi non vedo l'ora di provarlo assolutamente. Passiamo invece all'altro sacchettino. In questo caso è una busta, apriamo, vediamo cosa c'è. Vedo. Cerco di non farmi male con le spillette. Ecco qua. Anche qui cartella stampa e il brand è Bioderma, un altro brand che apprezzo tantissimo. Ecco qua. E all'interno troviamo, allora, qui abbiamo Atoderm SOS Spray, che da quello che leggo è, allora, in primis è un prodotto che non conosco, quindi suppongo sia un prodotto nuovo di Bioderma, e è uno spray appunto SOS antiprurito. Antiprurito generico, quindi sia per pruriti causati dal sudore, quindi che irrita un po' la pelle e crea prurito, sia prurito causato da insettini, eccetera eccetera, lo sfregamento tra gli indumenti e la pelle, eccetera. Comunque è un prodotto che dà sollievo fino a 6 ore.
Mi incuriosisce parecchio, devo dire. È interessante come prodotto, poi soprattutto nel periodo estivo. Molto molto carino. Questo sicuramente ve lo piazzerò in vetrina con tutti i dettagli perché mi sembra veramente un prodotto interessante e utile. Tra l'altro io qui vedo dei simboletti. C'è rappresentata qui la famiglia, ci sono l'omino, la donna, il bimbo e addirittura anche il neonato, quindi c'è il passeggino. Non so se voi riuscite a vederlo, ma forse con questa luce non si vede benissimo. Qui sotto, qui vedete? Ecco, sì, forse si vede adesso. Quindi immagino sia appunto un prodotto adatto a tutta la famiglia. E quindi magari anche per Alessandro, sperando che nessuna zanzara mai lo punga, perché altrimenti io me le mangio vive. E poi abbiamo un prodotto solare, questa volta 50 più. Mi aiuto con la cartellina per darvi delle informazioni, perché altrimenti non vi dico abbastanza. Vediamo se riesco. Sembro un ingegnere. Eccolo, allora sì, quindi parliamo di un solare ad altissima protezione, quindi 50 più, si chiama Photoderm Nude Touch e dà una durata di 8 ore, quindi tantissimo. Di solito i prodotti solari vanno riapplicati veramente molto più spesso, quindi ottimo. E Nude Touch, sono curiosa di provare questo Nude Touch, perché di solito chi utilizza la protezione 50 mi saprà confermare questa cosa. I solari ad alta protezione sono abbastanza pastosi, è ancora difficile trovare in giro dei solari con una protezione alta che siano veramente effetto nudo. Di solito tendono a lasciare sempre un po' di patina bianchiccia, ci mettono un pochino ad assorbire e insomma sono, non, il comfort non è proprio il loro mantra, ecco. Invece qui, chiamandolo Nude Touch, mi fa immaginare e capire che è un prodotto leggero che appunto non si sente sulla pelle. Quindi vi farò sapere, lo testerò assolutamente e nulla. Quindi per le ragazze che hanno le carnagioni chiarissime e utilizzano queste super super protezioni, io di solito utilizzo una 30, però magari adesso vediamo quest'anno. Visto che ho partorito da poco, ho ancora gli ormoni in giro, non vorrei che con il sole mi si creasse qualche macchia. Magari sul viso opterò per una protezione 50 quest'anno, tanto io penso che di sole ne vedrò veramente poco. Con Alessandro, che è sempre attaccato a me per fare la pappa, lui è un mangione, per fortuna, ringraziamo il cielo. E quindi niente, quindi vediamo un attimino come va e vi farò sapere anche questa cosa qui. Vediamo l'ultimo prodotto della bustina. Dai, che bello! Allora, questo è un Photoderm Kid 50 più ed è appunto la protezione per i piccolini. Eccola. E per questo Alessandro ringrazia Bioderma, che carinissimi. E niente, adesso vediamo, anche lui è un po' piccolino per essere esposto al sole, però anche per una passeggiata nella sua carrozzina, in cui un pochino di sole comunque gli fa bene, deve prenderlo. Sicuramente un prodotto solare l'ideale da mettere sulle zone scoperte come le gambine, le braccia. Quindi il visino, magari penso che per ora opterò ancora per il cappellino e l'ombra, però magari le altre zone è bene che vengano protette e posso sicuramente testare su di lui questo solare bimbi, il mio primo solare bimbi. E nulla, i prodotti di questo unboxing sono finiti. Sento Alessandro, forse lo sentite anche voi, quindi mi sa che a momenti devo scappare. Se avete curiosità su questi prodotti, dubbi, domande, lasciatemi le vostre richieste qui sotto. Io cercherò di documentarmi anche bene con tutte le cartelle stampe, eccetera, e vi faccio sapere, vi rispondo. Io inizio a provarli, così vi so dire anche di più al più presto possibile. Fatemi sapere quali vi interessano prima, così inizio a provarli prima e inizio a recensirvi quei prodotti che vi piacciono di più. Vi mando un bacione grandissimo, spero di registrare presto tanti nuovi video.
un bacio e se il canale vi piace, se i video vi piacciono, se spero di essere di vostra simpatia e di tenervi compagnia, iscrivetevi al canale, lasciatemi qualche like così io percepirò il vostro stato di gradimento e cercherò di fare quanti più video possibili. Intanto vi ricordo che c'è online il nuovo canale dedicato alla gravidanza e alle mamme, alla vita da mamma, Mamma Time. E vi lascio il link nell'info box se siete delle neomamme, se siete in stato di gravidanza e vi va di confrontarvi con me sull'argomento, iscrivetevi al canale. Un bacio, a presto e ciao a tutti!